Benvenuti a questo nuovo video che è nuovamente un tema suggerito, cioè una richiesta da parte di un di voi che seguite il canale. E precisamente si tratta della richiesta di presentare quali siano le mie impostazioni e anche qualche applicazione che uso nella mia installazione di Ubuntu. Ecco, in realtà, ben volentieri sto registrando questo video, però in realtà, dicevo, non è che io abbia un granché da raccontare. Il motivo è semplice, è che io non ho poi modificato un granché nella mia Ubuntu da quando l'ho installata. E questo è interessante, se vogliamo dire così. Interessante perché? Perché il tema che uso, cioè l'aspetto grafico delle finestre, dei bordi, dei pulsanti, le icone, i colori, è quello standard. Standard intendo quello presente all'installazione di Ubuntu, quindi uno dei temi già presenti, già a disposizione, preparati dal team dei designer di Canonical. Quindi non sto usando un tema particolare, ho scaricato, aggiuntivo, niente, standard. Gli effetti compiz pure sono quelli standard, a parte una piccola aggiunta che vedremo fra un attimo. Quindi per effetti compiz intendo tipo questi, per passare nei vari desktop, workspace, o tipo questi per mostrare le finestre aperte, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sono standard anche questi. Non ho attivato niente di particolare di aggiuntivo in compiz, e pure lo sfondo dei desktop, cioè questo bel pangolino, è uno di quelli standard, cioè che arrivano già inclusi nell'installazione. Lo uso perché con il suo colore marroncino predominante crea un bel contrasto con le notifiche, come quella che avete visto qualche secondo fa. Crea un bel contrasto marrone, anche lo sfondo del launcher è bello, si contrasta bene quando magari c'è una finestra bianca come massimizzata che occupa tutto lo schermo, si contrasta bene. Quindi per il momento ho deciso di tenere il nostro bravo pangolino come sfondo, però è standard anche quello. Ecco, dicevo, interessante notare che qualcuno di voi nei commenti ai video mi ha chiesto appunto specificatamente di mostrare come ho impostato io la mia Ubuntu, perché gli sarebbe piaciuto averlo uguale. Ecco, in linea di massima, a parte appunto qualche piccolo dettaglio che spiego fra un attimo nei punti qui che seguono, è fin dei conti l'Ubuntu standard, l'Ubuntu che vi potete già trovare operativa così com'è subito dopo l'installazione. Quindi è interessante appunto notare che in fin dei conti Canonical, almeno per una certa percentuale di utenti, naturalmente, perché i gusti sono gusti, sicuramente ci sarà qualcuno che avrà stravolto Ubuntu dalla versione standard perché non gli piace così, però dico, visto che in qualche commento constato che questa disposizione è apprezzata ed è proprio quella standard che già Canonical mette a disposizione già con l'installazione, quindi standard. E se piace, vuol dire che non dobbiamo perdere tempo, come dico qui, siamo già subito operativi, perché se ci troviamo a casa, proviamo piacere ad usare il desktop così com'è, non dobbiamo perdere ore, giornate a modificarlo, stravolgerlo per renderlo piacevole a noi, ma è già un'esperienza desktop piacevole così com'è, di fabbrica, diciamo così, tra virgolette. Ecco, fatta questa piccola doverosa premessa, passiamo a quei ritocchi che comunque ho fatto, quelle aggiunte di programmi che non sono installati per difetto già dall'inizio, ma che mi vengono utili, quindi li ho installati. Ecco, allora, in parte
Devo dire che nei vari video che ho già caricato e messo a vostra disposizione sul mio canale, ce ne sono un paio che in questo ambito di personalizzazione e impostazioni di Ubuntu sono interessanti e quindi già li ho creati e potete benissimo andare a vedere o rivedere questi video in modo da avere le informazioni necessarie. Allora, torniamo sull'altro desktop o workspace che dir si voglia e qui ho il mio canale aperto con l'elenco di tutti i video, appunto, e basta che voi vi cerchiate questi due titoli di video, quindi cosa ho cambiato dopo l'installazione, che lo troviamo, vediamo un po', ecco, cosa ho cambiato dopo l'installazione, si chiama proprio così il titolo, basta cercare questo titolo fra l'elenco dei video del mio canale e vi guardate qui e qui spiego un po' quello che ho messo, non ho messo, come ho impostato, eccetera, eccetera. Poi un altro che può essere d'aiuto per i punti che seguono, quindi non sto a spiegarvi come installare, non installare repository, PPA, eccetera, perché c'è questo video che in parte spiega tutte queste cose e il titolo è Come tenere pulito il proprio sistema Ubuntu, che se non è proprio in tema con le impostazioni, tema specifico, comunque aiuta con quello che spiego, aiuta a capire come tenere pulito il sistema e come effettuare alcune impostazioni e tipi di installazioni. E questo è un video un po' più anziano, un po' più vecchio, quindi dobbiamo scendere un attimo nell'elenco. Eccolo qua, questo sfondo un po' grigino, nebbioso, come tenere pulito il proprio sistema, quindi Ubuntu. Quindi guardatevi anche questo video e poi potete seguirmi nei punti seguenti. Ecco, quindi un po' ho cercato in questa mia solita consueta scaletta di mettere un po' in un ordine cronologico, utile i punti da seguire. Quindi io vi consiglierei, se non li avete già visti, di guardare prima questi due video e poi di proseguire. Allora, come faccio per esempio ad arrotolare? Si dice così, cioè in italiano è tradotto così, arrotolare le finestre. Quindi si va col mouse sul titolo di una finestra, non massimizzato ovviamente, quindi non a tutto schermo, e con un piccolo movimento della rotella del mouse in su rispettivamente in giù si arrotola o si srotola una finestra. Quindi una finestra come la mia scaletta, che è sempre ovviamente per ragioni pratiche in sovraimpressione rispetto alle altre finestre, per farmi spazio piuttosto che spostare la finestra, preferisco, è molto pratico arrotolarla, quindi renderla di altezza massima come la barra del titolo, e così posso vedere sotto tranquillamente cosa c'è. E poi, quando ho bisogno di nuovo della mia scaletta, la srotolo. Ecco, come ho fatto ad attivare l'arrotolamento e lo srotolamento delle finestre? Installando dapprima Ubuntu Tweak, che è un tool molto pratico. E poi, appunto, vi faccio vedere adesso quale opzione ho attivato. Quindi ho già aperto Ubuntu Tweak per comodità. Allora, qui, questa qui è la finestra principale di Ubuntu Tweak, l'overview, cioè la prospettiva generale, un po' di tutte le informazioni. Poi si deve andare sotto Tweaks, cioè sotto impostazioni particolari, e Window. Ecco qua il pulsante Window, vedete qui Ubuntu Tweak, Tweaks, Window, quindi Tweaks, Window, e qui si possono attivare o disattivare o impostare alcune particolarità del gestore di finestre, qui, di tutto il desktop, di qualsiasi finestra, quindi di GNOME, insomma, praticamente. E una di queste impostazioni è Title Bar Mouse Wheel Action, che qui non è ancora tradotto in italiano, praticamente vuol dire l'azione della rotellina del mouse sulla barra del titolo. E qui c'è una tendina che vi permette di scegliere, non ci sono tante scelte, quindi o non fai niente o ruota verso l'alto. Ecco, ruotare, diciamo che la voce di scelta dell'opzione parla di ruotare verso l'alto, però in GNOME, nel desktop, nell'ambiente desktop, ho già visto che questo gesto
viene appunto tradotto in arrotolare le finestre. Quindi qui ho attivato appunto che con la rotella del mouse posso arrotolare le finestre. Quindi un piccolo gesto in su, un piccolo gesto in giù con la rotellina verso di voi si arrotola su e giù. E questa era una cosa particolare che vi volevo mostrare in questo video. L'altra che può venire comoda sia durante i video tutorial come questo che sto registrando adesso, ma anche durante l'uso normale del desktop, quando magari avete finestre scritte troppo piccole o voi avete difficoltà con la vista, con certi caratteri magari troppo piccolini. O per un qualsiasi motivo volete fare uno zoom, ecco qua, fare lo zoom del desktop. Cosa vuol dire? Premere un tasto deciso, predeterminato, si tiene premuto il tasto, si arrotola, scusate, si muove la rotellina del mouse, almeno io l'ho impostato così. Tasto CTRL tenuto premuto, rotellina del mouse in su e in giù e tutto il desktop. A tutto il desktop viene applicato uno zoom, quindi vedete diventano più grandi anche i caratteri, si può leggere meglio. Se si muove il mouse, ci si sposta nella zona che è visibile nello schermo, ci si può muovere tranquillamente, naturalmente bisogna muoversi magari un po' adagio, se no viene magari da vomitare se ci si muove troppo in fretta, però vedete come si ingrandiscono i caratteri, molto più facile leggere. Può venire comodo, o può venire comodo, appunto, ripeto, nei video tutorial come questo, magari per mettere in evidenza una certa parte del video e spiegare meglio e far concentrare lo spettatore in una certa zona, ecco che si può ingrandire e dire, che so, ecco qua, vedete, dovete usare questo, fare quest'altro, e poi rotellina nell'altro senso, si ritorna alla dimensione normale dello schermo. Come ho fatto ad attivare questo? Bisogna dapprima installare il Compiz Configuration Manager, che la sigla del quale è CCSM, lo si trova nell'Ubuntu Software Center, questo lo si installa, si cerca Compiz con la dash, si fa partire questo che vedete, gestore di configurazione Compiz Config, che è uno strumento, è un po' confusionario come interfaccia, però è anche potente con molte opzioni che però il mio consiglio è di non toccarle troppo, ecco, perché è poi anche delicato toccare come Compiz reagisce nell'interfaccia. Diciamo che lo standard è stabile, è usabile, è affidabile, ma se toccate troppe cose va a finire che poi ci sono dei problemi. Quindi il mio consiglio personale è di non toccare troppo tutte queste impostazioni, tutti questi effetti che possono anche attirare l'attenzione perché magari sono spettacolari, però attenzione, a vostro rischio e pericolo. Uno di questi effetti, però, è quello che abbiamo visto, lo zoom, non comporta chissà quale pericolo per essere attivato ed è molto utile. Quindi, come si fa ad attivarlo? Aprite dunque Compiz Config, poi la strada l'ho messa qui, categoria accessibilità, qui a sinistra, accessibilità, poi Enhanced Zoom Desktop, Enhanced Zoom Desktop, ecco qui l'ho già attivato, vedete comunque già attivo col vistino qui, vuol dire che questo effetto è attivo, quindi si preme il pulsante sul nome dell'effetto e zoom in, zoom out, cioè si attivano perché per difetto non sono attivate queste opzioni. Vedete il mouse, l'iconcina del mouse vuol dire che questo opera con il mouse, questo effetto, zoom in e zoom, cioè zoom in ingrandisce, inteso. Applica dello zoom e rispettivamente zoom out diminuisce lo zoom, quindi lo toglie. E qui si attiva appunto il movimento della rotellina con quale combinazione di tasti praticamente. Con la rotellina del mouse è inteso bottone 4, bottone 5, la rotellina in avanti, la rotellina indietro. Ecco, questi sono nomi convenzionale, perché la rotellina non è un pulsante in quanto tale, quando si muove la facciamo rotolare su e giù, quella del mouse, ma viene definito nel sistema GNOME come pulsante bottone 4, bottone 5 rispettivamente in su e in giù la rotellina. Ecco, io vedete c'è scritto CTRL e questo vuol dire che ho attivato la combinazione di tasti CTRL più rotellina, bottone 4 che è rotellina
in avanti, cioè che si distanzia da voi, mentre la rotellina in basso che viene verso di voi è il bottone 5. Vedete che se premo il pulsante qui fa vedere che il control è attivo verde e il bottone 4 del mouse, rispettivamente per togliere zoom, rotellina 5, control più bottone 5 per la rotellina. E appunto, ripeto, zoom in, quello che sto facendo adesso è il control più pulsante 4, quindi sto facendo andare la rotellina in su, quindi non verso di me, rispettivamente zoom out, togliere lo zoom, pulsante 5 del mouse, rotellina verso di me. Ecco, questo era l'altro effetto che volevo mostrarvi. Poi l'ultima cosa è una cosa che ho anche, per la quale ho appena creato di recente un video perché mi sembrava interessante, se serve, quindi la sottolineo qui. La potete vedere in dettaglio in questo video con questo titolo, Comodi cassetti per riordinare il launcher di Unity, che è questo, vedete che è molto recente come video, uno degli ultimi, Comodi cassetti, eccolo qua. E cosa spiego? Spiego che come installare e come usare un applicativo che si chiama Drawers, cioè cassetti, per riordinare il launcher, cioè per raggruppare delle icone del launcher. Vedete che qui dopo un po' potete avere il video grande quanto volete, ma il launcher prima o poi è pieno e comincia a fare l'effetto fisarmonica se non ci stanno più tutti i pulsanti. Vedete qui in basso, se riesco a mostrarvelo, vedete che comincia a fare l'effetto fisarmonica perché sono troppi pulsanti. Se vi fa comodo avere a portata di mano dei programmi che usate spesso, potete usare questo Drawers, del quale ovviamente non vi sto a spiegare come funziona perché c'è il video a parte, che però può raggruppare, vedete qui, può raggruppare altre icone sotto un'icona sola e quindi risparmia spazio e riordina il launcher. Ecco, in fin dei conti io ci ho anche pensato, ma non ho nessun'altra impostazione particolare da citare per la mia installazione di Ubuntu. Come vi ho detto all'inizio del video, ripeto, è interessante notare che pur avendo ritoccato pochissimo, tutto sommato avete visto pochi punti, pochissimo, sto usando Ubuntu con un'esperienza standard, chiamiamola così, eppure a qualcuno o a parecchi piace già così e come a me, a noi non piace perdere troppo tempo nelle personalizzazioni, nelle impostazioni, quindi siamo subito operativi perché ci piace così com'è, è funzionale, è pratico così com'è il desktop Ubuntu con Unity. Ecco, fine del video. Come di consueto vi ringrazio per l'attenzione, se avete avuto la bontà di seguirmi anche questa volta. Vi ringrazio, un saluto e alla prossima.